Pace, grazie e buongiorno a tutti. Giacomo, un mio nuovo giovane amico che ho incontrato a Genova, mi ha fatto una domanda molto interessante. Come mai qualche volta sembra che abbia già vissuto un particolare momento? Caro Giacomo, hai visto come ho mantenuto la mia promessa? Mi hai fatto una domanda unica che non ho mai ricevuto. Spero di riuscire a risponderti adeguatamente. Parlando di déjà vu, entriamo in un campo che è particolarmente amato dai seguaci del pensiero New Age. Cosa voglio dire? Voglio dire che tutto ciò che porta in sé un qualcosa di ascetico, misterioso e mistico è il gran favorito di coloro che non hanno una risposta valida al soprannaturale. Dicono di non credere nell'invisibile, ma non ti offrono alcuna risposta per l'inadeguatezza del visibile. Ecco perché c'è questa smania pazza per i film dell'orrore, questa ricerca affannata alla vita su altri pianeti, questo desiderio irrazionale per tutto ciò che possa in qualche modo rispondere alle domande impossibili che ci fa lo spirito umano. C'è un versetto interessante nell'Antico Testo della Bibbia chiamato Ecclesiaste, al terzo capitolo, versetto 11, che dice: Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, e gli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. L'uomo, caro Giacomo, è una creatura di Dio con il concetto dell'eternità nel cuore. Ecco perché fin dall'alba dei tempi l'uomo ha venerato la luna, il sole, il fuoco, certi animali e altro. Dio ha messo nel cuore dell'uomo un senso di bisogno di lui, una voglia del soprannaturale, un desiderio per l'eternità. Tutti, dal primo all'ultimo, abbiamo dentro di noi un vuoto che solo Dio può colmare. La gente ci prova con i soldi, con le droghe, con il sesso, con il potere, ma alla fine solo Dio lo può colmare, perché solo Dio possiede l'eternità. E così quel vuoto rimane. Ecco perché, seppur saltuariamente, ci troviamo talvolta a vedere cose che sono successe nel remoto passato o nel prossimo futuro. Siamo esseri eterni. Il nostro spirito qualche volta scivola dalla dimensione tempo e si mette in contatto con lo spirito divino del creatore, che è eterno. In quel momento viviamo cose che ci sembra di aver già vissuto o sogniamo cose che avverranno in futuro. La tua, caro Giacomo, non è una domanda estremamente facile a cui rispondere, ma spero di aver soddisfatto la tua curiosità. Un caro abbraccio.